Allora, Sabetta, diamo atto del Vanni, assistito dal difensore Filastò, Filastò, Bannattini per Faggi, Bertini per Locco, Grevini, difensore Pini. Non mi ricordo il suo nome, avvocato, come si chiama lei? Non mi ricordo il suo nome. Gremini. Gremini, presidente. Bene. L'avvocato Rossi, assente, e poi l'avvocato Lago per tutte le altre parti civili, per le parti civili. Allora, faccio presente che mi è pervenuta una lettera datata del 6 novembre, che arriva anche dalla Corte d'Appello, perché ci sta un disguido, eccetera, che indirizzava la Procura della Repubblica di Firenze, della settimana di Firenze, sostituito con il nome del dottor Paolo Canessa, e alla Corte di Assise di Firenze, al Presidente dottor F. Lombardo, che non sono io, perché io mi chiamo diversamente. In ogni modo, è una lettera di un tenuto Ricci Massimo, che sta tenuto a Prato, e che fa alcune osservazioni. Se volete la leggo, ve la metto a disposizione. L'unico non si può leggere, perché è un linguaggio un po' strano. In ogni modo, io la leggo. Oggetto. Riferimento agli articoli 123 codice procedura penale, CPP, dichiarazione e richiesta di persona detenuta, nonché il riferimento agli articoli 350 CPP, dichiarazione di spontanea, poi dichiarazione riguardante il processo contro i complici, cioè i compagni di merende dei mostri delle coppie di Firenze. Il sottoscritto Ricci Massimo, nato il 26/10/64 a Firenze, in atto detenuto presso la casa circondariale di Prato per altre cause, premesso. Il sottoscritto Ricci Massimo conferma già nel passato, e precisamente nel mese di giugno 96, ha già riferito fatto sul mostro contro Pietro Facciano. Già nel mese di gennaio 97 lo scrivente ha subito delle minacce. Ci sono molte sgrammaticature, però io lo leggo così come vengono. Dette minacce erano diretta alla mia persona, sia quella di mio figlio Luca Ricci, e di tutto questo ne è a conoscenza il procuratore, la procura sovraintestata. Lo scrivente conferma che è di propria iniziativa e spontaneità, ha più volte riferito agli investigatori e agli inquirenti varie cose riguardanti i delitti sulle coppette contro Pietro Facciano. Segnalo. Con il presente atto si conferma che mi trovo presso questo carcere di Prato dal gennaio 97. Da circa 3 mesi da questa parte ho più volte incontrato e parlato con Mario Vanni. Con quest'ultimo ho il divieto di incontro che viene emesso dall'autorità giudiziaria. Quest'ultimo è uno dei cosiddetti complici del mostro delle coppette e attualmente viene processato per quella accusa mostro. Sottoscritto conferma che dall'imputato Mario Vanni ha saputo varie cose. Lo stesso Mario Vanni mi ha più volte parlato e moltissimi detenuti vi sono presenti e gli stessi possono confermare questi incontri tra lo scrivente e con Mario Vanni. Il sottoscritto da Mario Vanni ha saputo cose molto importanti, sia per quanto riguarda questo processo, sia soprattutto per il processo d'appello su Pietro Facciano. Il sottoscritto conferma ogni buona volontà di conferire con urgenza con il sostituto procuratore dottor Paolo Canessa, il quale rappresenta l'accusa, nonché conferma ogni buona volontà di riferire di quanto è a mia conoscenza e di confermare ogni mia conoscenza alla Corte d'Assise di Firenze. Chiede di essere convocato per un colloquio con il pubblico ministero al dottor Paolo Canessa, nonché di essere tradotto e convocato in questo processo che viene contro i mostri delle coppiette di Firenze. Visti gli articoli 192 e seguenti CPP, valutazione della prova. Visti gli articoli 211 e 212 CPP, si chiede in subordinazione, scritto così,
per la prova, ogni confronto dibattimentale con l'imputato va alle mani al fine della ricerca della verità. Si conferma che il sottoscritto è a conoscenza che nella quarta sezione, dove rispetto vi possono essere delle corrispondenze pervenute da Pietro Pacciani a Mario Vanni. Per questo ultimo fatto, si chiede al sostituto procuratore dottor Paolo Canestra, eventualmente lo stesso decidesse di recarsi per il colloquio con lo scrivente, si avverte in via esecutiva di presentarsi assieme al capo della questura, dottor Giuttari, con il quale ho già più volte riferito. Si chiede la presenza di quest'ultimo in quanto dovranno effettuarsi delle perquisizioni in varie celle per le prove e conferme di quanto verrà riferito dallo stesso scrivente. Si conferma che lo scrivente fa tutto questo per dovere civico e non per ricavarne dei vantaggi o altre fantasie. Si resta in attesa di un colloquio con il pubblico ministero Canessa con ringraziamenti anticipati e si ringrazia per l'osservanza. Ossequi, Ricci Massimo. Questa è la lettera, in allegata verbale, la do lettura. Presidente, chiedo scusa, e la lettera, come vede, è stata indirizzata anche il PM. Ricalcata, ecco, la lettera ricalcata, io la copia ricalcata. Sì, che tipo calca carbone, sì. Comunque è a vostra disposizione. Io ne ho fatte delle copie per le parti, comunque, Presidente, perché almeno di quella che ho ricevuto io, che è identica. In fondo la nota del carcere portava due indirizzi, effettivamente. Presidente, io, trattandosi di una cosa molto recente, non mi sono recato a sentire il Ricci, il quale chiede di essere sentito in questa aula. Ho comunque delegato la squadra mobile e il Ricci è stato sentito dalla squadra mobile pochi giorni fa, e su queste attività di riscontro, perché il Ricci ha poi indicato una serie di altre persone, io chiedo che innanzitutto la Corte valuti, ex articolo 493 terzo comma del codice di procedura, se non si tratta di fatti sopravvenuti per il quale è necessario provvedere a sentire queste persone, e quindi queste persone intendo ovviamente il responsabile della sezione omicidi della squadra mobile, dottor Vinci, che ha sentito il Ricci e che ha fatto i riscontri, e io ho preparato copia degli atti per le parti, e in quanto Ricci ha chiamato come persone a conoscenza di fatti a suo giudizio importanti, a mio giudizio è bene che comunque siano fatti che sono noti a tutti, ha chiamato altri detenuti, e questi detenuti sono indicati in quell'interrogatorio di Ricci e nella nota della squadra mobile. Allora io innanzitutto ho fatto copie per tutte le parti di questi atti e ovviamente una copia anche per la Corte, affinché la Corte valuti, e le parti diano il proprio parere, ex articolo 493 terzo comma, se si tratta di fatti sopravvenuti per i quali non è stato possibile ovviamente indicare in anticipo da parte del PM la citazione. Per scrupolo io ho fatto una verifica di questo tipo. Guardando la lista testi indicata dal difensore di Vanni, ho visto che il difensore di Vanni era a conoscenza di una situazione relativa a Ricci che riguardava una perizia psichiatrica al quale lo stesso Ricci sarebbe stato sottoposto nel corso di un procedimento, e se non sbaglio l'avvocato Filastò chiedeva l'acquisizione di questa perizia o comunque che la Corte la conoscesse. Mi sono procurato presso la seconda sezione del Tribunale quella perizia, e in atti e nelle copie degli atti che io deposito per le parti, dalle quali
Per la verità il Tribunale Firenze ha disposto perizia, la quale ha concluso in data 26 giugno 97 in un procedimento che lo riguarda, che la condizione non si ritiene che fosse sia tale da escludere o far scemare grandemente la sua capacità di intendere e di volere, attualmente gli è consentito stare in giudizio. Allora io faccio istanza ex 493 terzo comma codice procedura penale di sentire preliminarmente il dottor Vinci, che ha avuto da me delega per verificare preliminarmente se questo Ricci è detenuto presso il carcere di Prato, se le persone indicate da lui sono persone che possono avere in qualche modo qualcosa da raccontare in questa Corte. I verbali di queste persone sono qua, io le deposito alla Corte e alle parti, insieme alla perizia che ho detto, e faccio istanza, ex 493, di sentire tutte queste persone. Mi sono permesso di indicare alla Casa Circondariale di Prato che, se la Corte le ammetterà queste citazioni, di farli convocare per stamattina. Civile, avvocato Colau. Siamo remissivi. Come? Siamo remissivi. Gli altri difensori, avvocato Bertini. Remissivo, presidente. Avvocato. Remissivo, avvocato Bagattini. Come? Remissivo. Ecco, ma anzi la sto. Non posso dichiarare né remissivo né favorevole né contrario, fin tanto che non ho visto gli altri, che mi pare siano anche abbastanza numerosi. È parecchia carica, sono tre. C'è la nota della squadra mobile. Io rammento che questo signor Massimo Ricci, che mi pare faccia proprio il paio con quell'altro signore, come si chiamava, Farzina. Che è venuto qui a dirsi che si era inventato qualche cosa per cercare di uscire di galera, rappresenti un aspetto sgradevole di questo processo, che è molto serio, molto importante, degli elementi di prova da valutare di grande serietà, e che con questi signori invece si trascina nella cloaca del carcere, quale cloaca vero è suscettibile di qualsiasi cosa. Beato il signor Ricci, dice, ha parlato il signor Vanni, che il suo difensore non riesce nemmeno a parlargli, lui invece ci è riuscito, beato lui. Comunque, presidente, parte queste considerazioni che sono fatte così, proprio a caldo, per esprimere così un certo livello, anche un po' di fastidio personale, che però ovviamente lascia il tempo che trova, quindi. E la riserva di pronunciarmi dopo aver esaminato gli atti, per il che io chiedo un congruo termine per l'esame. Ovviamente non mi sembra serio di pronunciarmi, senza averli visti, senza averli letti, senza aver visto in che cosa si modifica una situazione, soprattutto senza aver letto questa perizia, che mi risultava fatta a tamburo battente durante un'udienza dibattimentale. Nei confronti di questo Ricci, per l'appunto fortunatamente mi trovavo in udienza quella mattina, e per questo che ne era a conoscenza, altrimenti non l'avrei nemmeno saputo che questo signore era stato sottoposto a una perizia psichiatrica. Comunque, niente, bisogna vedere le cose. Vabbè, allora, se vediamo ora, diamo tempo all'avvocato. Presidente, prima che vi riuniate, io avevo anche istanza da fare, ma posso fare adesso, se crede? La faccio adesso, sì. Il problema è questo, la giusto brevemente. Credo che sia emerso in questo dibattimento un aspetto importante che riguarda le dichiarazioni dell'Otti. È un aspetto che è importante per me approfondire in riferimento appunto a quella che è la valutazione necessaria della attendibilità dell'Otti e quindi anche nel presupposto della ricerca della verità. Nella consulenza vecchia esposta al pubblico ministero, l'indagine peritale dei dottori Fornari e Lagazzi, professore Fornari e Lagazzi, ha avuto come oggetto un ambito abbastanza ristretto e specifico, che però non coinvolge altri elementi della personalità dell'Otti che sono poi emersi in questo dibattimento, nel corso di struttura dibattimentale. Ovvero, uno degli aspetti principali di questo processo è verificare, se possibile, quali sono state le motivazioni che hanno indotto il Lotti a partecipare ai delitti di quel processo,
quindi ad assecondare richieste in tal senso avanzate dai presunti compartecipi. Già nell'elaborato dei periti si evidenzia appunto una totale sottomissione del Lotti all'ambiente esterno. Si parla appunto di sottomissione culturale, sociale, personale, intellettuale, completa, che quindi appunto denota un aspetto della personalità molto particolare che lo rende praticamente eterodipendente. Questo è il termine che possiamo usare. Eterodipendente. Dico, se questo è uno degli aspetti della sua personalità, credo che debba essere accettato ancora più profondamente, perché potrebbe essere effettivamente la chiave di volta per interpretare questo suo comportamento, che apparentemente, soltanto apparentemente, potrebbe non trovare spiegazioni, a prescindere dal fatto che comunque ci sono elementi di questo processo che in qualche modo sono emersi, che comunque possono convincere della verità delle sue dichiarazioni. Posto questo, appunto, quindi che sia necessario accettare questo fatto, per me è importante e determinante, per cui chiedo appunto che la Corte voglia o disporre una perizia tesa ad accertare questo aspetto della personalità del Lotti, cioè appunto se questa sua eterodipendenza può essere tale da aver appunto provocato in lui questa assoggettazione nei confronti di chiunque altro, o comunque sia in subordine, va bene lo stesso, di poter risentire sotto questo aspetto specifico i professori Fornari e Lagazzi, che possono appunto riferire in ordine a questo aspetto della sua personalità, aspetto che, ripeto, è emerso in parte dal loro elaborato, perché appunto si parla in un certo punto periodo di questa sua influenzabilità, questa sua assoggettazione rispetto all'esterno, e anche perché appunto sono convinto che, in base anche a così conversazioni che ho avuto con periti psicologi, in base ad una corretta e più profonda lettura del test a cui si è sottoposto il Lotti, si possa arrivare a queste conclusioni. Quindi, pertanto, insisto perché o venga esposta una perizia su questo punto specifico, comunque si vengono risentiti i testi già ammessi in questo processo su questo aspetto particolare che ho evidenziato. Grazie. Prego, Ministero. Ma Presidente, mi sembra che almeno allo Stato una perizia ulteriore mi sembra sicuramente, a parere PM ovviamente, superfluo. Non ho nessuna opposizione a che su domande specifiche siano stati nuovamente il professor Fornari e il professor Lagazzi, e al limite decidere su un'eventuale perizia a seguito di tale ulteriore audizione e chiarimento da parte dei consulenti tecnici. Le parti civili? Gli altri difensori? Pedissivo. Bene, Barattini? Lei? Bene. Allora, Filastò? Io assolvo la richiesta dell'avvocato Bagattini. Bertini. Io sono Bagattini. Scusa, lui è Bertini. Vabbè, c'è assonanza. Ma perché? Stato un lapsus. Ora, perché? Perché l'ho già chiesto io. La Corte ricorderà certamente che una delle istanze formulate proprio, come si dice, in limine litis da parte di questo difensore era una perizia psichiatrica sull'occhio, come si chiedeva da parte del difensore del Vanni una perizia psichiatrica anche su Vanni. E il punto di riferimento, l'aspetto da indagare, che non è il solo evidentemente, sulla personalità del Lotti, esposto poco fa dal collega Bertini, è per l'appunto molto indicativo anche dal punto di vista della difesa, perché il livello di assoggettamento di una persona rispetto ad un ambiente esterno o a delle situazioni o persone esterne, può riguardare mica soltanto il signor Vanni o il signor Pacciani, può riguardare anche qualcun altro. Quindi questo aspetto di una persona che è, io rammento da questo punto di vista, una perizia psichiatrica svolta in una situazione, direi, che fa parte, anche se espulsa da questo processo, perché riguardava il delitto del 68 nei confronti di Stefano Mele, questa perizia psichiatrica concluse per un notevole livello di oligofrenia di quel soggetto, associato per l'appunto
ad una estrema suggestionabilità e ad una estrema dipendenza rispetto anche a eventuali clienti o persone che volevano da lui delle informazioni. Quindi, da questo punto di vista qui, io mi associo a questa richiesta, però riservandomi di formularla meglio al termine del dibattimento, quando si esprimeranno, e mi esprimerò io, su tutta una serie di richieste di approfondimento che secondo me la Corte dovrà svolgere avvalendosi dei suoi poteri di ufficio previsti dal codice in quella fase. Quindi finora non solo nessuna opposizione ma associazione, con riserva di però esprimermi meglio sulla base anche delle carte, sulla base delle dichiarazioni del Lotti, sulla base delle considerazioni già svolte dal professor Fornari e l'altro professore di cui non ricordo il nome, per poter dire in maniera più meno estemporanea, perché in questo momento io non sono preparato ad esprimere su un argomento così importante, per quali motivi secondo me questa perizia è indispensabile, necessaria, al di là di quello che è stato esposto finora dal professor Fornari e dall'altro perito, con opposizione però alla nuova audizione di quei pur illustri e non ho ragione di ritenere che non siano seri cattedratici e scienziati. Perché? Perché sono già stati sentiti, perché la loro osservazione del soggetto è stata svolta in rapporto a che cosa? In rapporto a dei colloqui che hanno avuto in epoca precedente. Ora, il materiale che dovrebbe fornire, secondo me, diventare oggetto di questa perizia richiesta dal difensore, alla quale, ripeto, io mi associo, è molto più vasto e comprende, per esempio, ecco, anticipo in questo modo dei temi che esporrò nel momento in cui farò questa richiesta in maniera più approfondita. Ripeto, stamattina mi ero preparata a tutt'altre cose, non sapevo nulla né di Ricci né di questa richiesta, e questo non è un processo che si improvvisa mai per nessuna cosa. In ogni caso, avrebbero a disposizione quei periti tutto il contesto delle dichiarazioni dibattimentali di Lotti, che sono di estrema importanza, non fosse altro perché sono vaste, hanno impegnato molte udienze e quindi è possibile per loro un'analisi proprio di carattere approfondito su quel che dice, su quel che non dice, su come si esprime. Faccio un esempio: il tipo di lessico usato da Lotti, il suo modo di esprimersi, le espressioni. Facciamo conto che nel testo, un testo di psichiatria giudiziaria forense che Lotta, in cui si espone, no, il mentitore tipo, il mentitore, come dire, di carattere, per tante ragioni che non sto qui ora a descrivere, si indica un sintomo: l'uso reiterato della parola cosa e cosare per, come dire, mantenersi sul vago, no? Neutro. Ecco, voglio dire, basta scorrere il verbale dibattimento per accorgersi quante mai volte usa questa espressione questo signore, come per esempio l'uso di espressioni idiomatiche d'altro genere, tipo per esempio: io non so esprimermi bene, io non so dire. Quante volte, voglio dire, sono cose che dette così possono sembrare marginali o d'effetto, nelle mani e sull'analisi, sottoposta all'analisi di periti che le facciano le osservazioni e le valutazioni del caso, diventeranno qualche cosa di serio sulla base del quale la Corte potrà fornire le sue valutazioni. Quindi, con riserva di precisare meglio e di insistere su questa istanza svolta al difensore avvocato Bertini, io mi associo fin da ora a questa sua richiesta, tra l'altro direi tutto sommato un po'
un po' poco tempestiva, perché in realtà è una discussione questa che dovremo affrontare in un momento successivo, una volta terminato il dibattimento non è terminato, perché ci sono ancora da svolgere molte prove richieste alla difesa di Vanni, e comunque con questa riserva, per ora associazione, assoluto posizione rispetto alla nuova audizione dei testi Fornari e l'altro. Buonasera, sto a voler sapere, i consulenti di parte oggi non venivano. Presidente, io ho qui tutte le citazioni. Non sono venuti, mi diceva bene che non sono venuti. Oggi. Dunque, io ho ricevuto una comunicazione di questo tipo. Io, se non ho capito male, che entrambi o due o tre stamani e domani hanno una commissione di concorso da qualche parte che riguarda le loro cattedre. Però, se sempre non ho capito male, perché ho un messaggio del professor De Fazio che lui aveva ricevuto solo un fax e non la citazione. Grazie. Comunque, avevano... Allora faccio una cosa su questo punto. Questi periti vengono convocati per il 7 gennaio. Benissimo. Alle 9. Se non vengono, saranno usati i poteri civili. Bene, Presidente. Io se non ho capito non male... Non possiamo stare... E mi dispiace che ci sono queste festività, perché se no si andrà a giorni dopo. Se no, io ho comunque dato al professor De Fazio il numero di fax della Corte, perché se aveva da comunicare qualcosa mandasse alla Corte. Comunque, Presidente, io deposito queste cose. Fax, tra l'altro, a cui ha fatto riferimento il professore, non c'è le carte mie di ritorno perché non sono tornate. Sono state spedite tutte il 17 dicembre. Ma sabato lui diceva di non averlo ricevuto. Ora, per 7 giornate c'è tempo, volevo dire una cosa. Volevo dire questo, il fax a cui faceva riferimento era un fax e cui mi dicevo che è esplicativo, ma non... Noi diamo un'ora, però se lei fa prima, ci avverto. Diamo un'ora di tempo per guardare questi atti. Va avverto, Presidente. Se avverto, così certo, diciamo, i testi eventualmente da sentire sono già citati. Quindi, nel caso la Corte dovesse valutarlo, c'è la possibilità di farlo oggi. Microfono. Ora, senta, io sono amico. Aspetta un secondo, ci siamo tutti, vero? Sì, vabbè. La senta, io sono amico solamente d'Arvaro, di quello che sono un cella e basta. E qualche volta vuol pigliare il mangiare quando non c'è. Buongiorno o buonasera, secondo direttore, se è di mezzogiorno buongiorno, se è di ieri sera, non conosco più nessuno. Va bene, ok. Scusi, No, è il suo dovere, Avvocato, le sto, prego. Presidente, signori, io non posso... non esprimere prima di tutto un disagio, ma direi meglio un profondo sentimento di umiliazione rispetto a questa rispetto a questa produzione del pubblico ministero, produzione e richiesta di integrazione della prova ex articolo 493 terzo comma. E dico subito perché, molto sinceramente e senza infingimenti. La vostra ordinanza del 28 novembre del 97, in cui si dice si deve precisare che un diverso presupposto normativo potrà essere dato dal verificarsi della condizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 275 codice procedura penale in relazione al prossimo superamento dell'età di 70 anni da parte dell'imputato, in cui si dice che la Corte deve peraltro osservare che l'istanza di libertà non è oggi valutabile sotto tale profilo,
se non facendo luogo ad un'anticipazione non prevista dall'ordinamento, che è esattissimo. Con la riserva espressa, infine, la Corte pertanto si riserva di valutare nel proseguo l'istanza formulata in relazione a tale condizione di fatto, non ancora attuale, ha aperto ovviamente, come semplicemente alla lettura appare, delle speranze a questo difensore e al signor Mario Vanni rispetto al prossimo, a questa scadenza, ci sarà domani, riguardo a questo non solo raggiungimento di questa età che muta una condizione prevista dal codice, il punto di custodia cautelare. Quindi, con un'attesa, in un certo senso, che questa richiesta di approfondimento, con riferimento a delle lettere che sarebbero arrivate a Vanni da Pietro Pacciani, si deve immaginare, introdotta questa prova dal personaggio che è questo Massimo Ricci, insomma, farebbe intravedere esigenze cautelari che intervengono ora, alla vigilia di una modificazione di fatto, di una situazione che potrebbe modificare la situazione di custodia cautelare di Mario Vanni, ripeto, è una cosa che da una parte mi umilia, dall'altra mi umilia più che altro. L'altra anche mi mette in angoscia, attenzione. Io vi scongiuro, spero davvero, che voi facciate giustizia di questo tentativo di inserire nel processo del materiale scadente, signore. Definiamolo così, scadente. Facendo un'operazione, fra l'altro, di applicazione del diritto, non da. Perché l'articolo 493, terzo comma, è chiaro e non si presta ad interpretazioni difformi. Questa norma di legge dice: è ammessa l'acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente. Ora qui in questo caso non solo manca questa dimostrazione con riferimento alla posizione del signor Massimo Ricci, il quale è la fonte originale di questo complesso di prove che si chiede di acquisire a tamburo battente eventualmente oggi stesso, ma addirittura con l'esibizione di questi atti il pubblico ministero fornisce la prova provata che della esistenza del signor Massimo Ricci e delle dichiarazioni più o meno rilevanti ai fini di questo processo lui ne era perfettamente a conoscenza, perché erano qui, erano verbalizzate e avevano all'epoca un significato certamente molto più vasto, più ampio che non quelle che poi sono intervenute successivamente con questo verbaletto di qualche giorno fa, in cui Massimo Ricci, dopo aver dato degli ordini, perché per valutare la personalità di questa persona può bastare anche il tipo di linguaggio che usa, quando dice si avverte in via esecutiva di presentarsi. A questo punto scrive nemmeno un pubblico ministero, nemmeno un magistrato. Un invito. Assieme al capo della questura, dottor Giuttari, vuole, ordina, comanda e vuole il suo signore. E poi scrive un po' più là, dovranno effettuarsi delle perquisizioni.
Insomma, questo è un poveraccio, vediamoci bene, voglio gravare, più diretto non sia gravato di già da una condanna a 4 anni di reclusione, già riportata in seguito a reati particolarmente gravi di induzione alla prostituzione, mi pare, vero, costruzione alla prostituzione, di violenze nei confronti di una donna, di estorsione, di violenze nei confronti, se non sbaglio, di una bambina. Questo personaggio si esprime, quindi a suo tempo aveva detto: altro che queste cose che dice qui a proprio queste lettere. Io poi ci ho parlato con Carli, nei libri in cui si può parlare, lui tirava fuori la cosa e va a mangiare con qualcuno, eccetera. Insomma, avanti, ma avevo delle lettere da facciare. Quella gli mandò dai carceri una volta e basta. Qui in carcere ha avuto altre. Niente. La foto della ragazza in cella, i vanni, gli avrebbe confidato. Che poi, fra parentesi, io voglio dire questo. Insomma, si sa che questo signore dal 1996 fa certe dichiarazioni su questo processo. Io vorrei sapere con quale criterio di opportunità lo si mette in carcere, nello stesso carcere di Vanni, tante carceri che c'è in Italia, no? Per caso Vanni gli ha detto, questo signore l'ha incontrato 2 o 3 giorni fa e gli ha detto lui che Pacciani la minacciava, il Ricci, gliel'ha detto, sì, vero. Tutto questo supportato da dei personaggi, tipo Ibrahimi, Ramadan, un certo Giorca, un certo Perisnaca, in una situazione in cui al veleno però corrisponde il controveleno, perché per quello che ho visto qui, dalle attestazioni formali, documentali del carcere, non risulta che questi 3 signori abbiano mai fatto socialità insieme a Vanni. Faceva socialità con Ricci, guarda caso. Erano i sodali di Ricci, questi 3 signori, extracomunitari, non con Vanni. E allora Vanni, su espressa domanda del Ricci, conferma di essere minacciato da Pacciani, si dice in un rapporto. E che? Lo disse lui. Una provocazione, no? Chiara, no? Dentro al carcere. Lo conosco nemmeno. Lo dica al microfono, lo conosce nemmeno. Lo dica al microfono, lo conosce nemmeno. Conosco, vedo che sto un cedo e basta, l'ho detto, presidente. Il Ricci non lo conosco. Come se, insomma, 30 anni, 35 anni di professione, a certi giochi carcerari fossimo oramai più che abituati. Canale riservato del Vanni, si dicevano di questi rapporti, tant'è che nello scegliere il soggetto da autorizzare per la corrispondenza presta attenzione a che questi non sappia leggere. Con il che, insomma, si ipotizza questa contaminazione, la prova, questo rapporto Vanni-Pacciani, epistolare, da cui dovrebbe derivare chissà quali cose, perché che cosa si possono dire questi 2 disgraziati? Quali messaggi si possono mandare l'un l'altro, eventualmente, volendo anche ammettere? Ibrahimi che dice, gli vengono promesse, dovrebbe passare a Vanni 5 o 6 lettere con la promessa di 200.000 lire a lettera. Quando gli ho detto a Vanni, figuriamoci se Vanni ha poi 200.000 lire a lettera. Non è vero nulla. È vero nulla, no?
è la classica gabola carceraria nata per impulso di questo Massimo Ricci, del quale voi avete qui, e vi prego di esaminarla attentamente, una perizia fatta in un processo diverso in cui si tratta di reati che hanno a che fare col turpe mercato della prostituzione. Questo signore è accusato di aver indotto e portato sul marciapiede una signora, non so chi sia, ricevuto una condanna a 4 anni per questo motivo, e quindi questo è il reato. E naturalmente anche il perito, nel momento in cui esamina una persona, la esamina da un punto di vista anche proprio di psichiatria forense, del tipo di indagine che deve svolgere, della funzionalità di questa, della funzionalità della sua indagine. Certo, avesse dovuto indagare per esempio su un reato di falsa testimonianza, si è batteggiato diversamente, con riferimento a quello che lui, il perito, indica. Chi è questo personaggio Massimo Ricci? Prima di tutto, e non temo smentite, è un fonte di prova che il pubblico ministero non si è sentito di portare. E devo dare atto alla responsabile atteggiamento di questo pubblico ministero, qua di fronte ad una prova, ad una fonte che si intravede immediatamente squalificata, indecente, per dirla in termini chiari, la espelle, la elimina. E perché era tale questa fonte? Intanto per le cose che diceva. Che cosa diceva questo signor Marco? Cosa dice questi verbali che io sommariamente ho esaminato? E che in parte conoscevo. Che Pacciani gli ha confidato di essere lui il mostro di Firenze. A lui. A fare che? Strano che l'abbia portato. Pacciani è un tipo che si presenta al dibattimento l'immagine di Gesù Cristo, e dice per carità io, e poi trova Massimo Ricci qualsiasi, dice sa sono io. Non solo, ma poi Pacciani avrebbe promesso a questo Massimo Ricci, gli avrebbe promesso una casa. Un po' la stessa storia dell'altro. Cassina, fa sgangarella, Fassina, tutta gente lì di calcio. Una casa, un sacco di soldi, perché lui andasse a ammazzare una coppietta in modo che a un certo punto, che poi diventava una specie di classico, voglio dire, all'interno del calcio, evidentemente, se ci sono tre persone a cui ho fatto queste promesse, se ammazzare una coppietta un solo perché lui può arricchisce, Massimo dice, cioè ammazzare la coppietta, poi portargli via un pezzo di, beh, sappiamo di che cosa, col bisturi che gli avrebbe indicato lui dov'era, la pistola dov'era, un sacco di storie. Poi parla di una relazione di Pacciani, una donna di Borgo San Lorenzo, una ragazza di 30 anni di altrove. Insomma, delle cose completamente assurde, insopportabili. Voglio dire, in una situazione in cui fra l'altro queste persone, non mi risulta persino dal carcere, non si vedeva nemmeno, perché Pacciani era sottoposto ad una sorveglianza rigidissima, non poteva vedere nessuno, divieto d'incontro con tutti, ma come mai invece a questo Massimo Ricci direbbe tutte queste cose? Che il pubblico ministero, come dicevo prima, si guarda bene a portare al dibattimento, nonostante la loro, come dire, importanza, come direbbero i francesi, tranchant, no? Che se le cose stanno così, se Pacciani davvero ha fatto queste valutazioni, ha fatto queste richieste, ha fatto queste offerte, denaro,
ha chiesto che venisse ucciso qualcuno per scagionarlo, ma allora basta, si sta a fare, mi viene Ricci al processo, ci dice queste cose, siamo tutti a posto. Ma il perito, questo perito del quale vi offre la perizia il pubblico ministero, non si occupa di questo, si occupa di un reato che ha a che fare con la prostituzione, e a lui che cosa serve? Valutare se questa persona che ha di fronte intende o meno il disvalore di carattere sociale e morale del suo comportamento. E dice, secondo me l'affezione di cui soffre non gli impedisce di fare questa valutazione del bene e del male, quindi io lo considero totalmente non infermo di mente, e quindi la sua capacità di intendere e di volere nemmeno diminuita. Però, mentre dice queste cose, nelle sue conclusioni finali, nella valutazione anamnestica di questo personaggio si scontra con almeno due perizie fatte precedentemente, che hanno dichiarato totalmente incapace di intendere e di volere questo soggetto. E provengono queste perizie da vari scienziati clinici dell'ospedale giudiziario psichiatrico di Montelupo e di Aversa. Una di questi medici che fa questa valutazione è la dottoressa Carla Niccheri, perita del Tribunale di Firenze, una persona che io conosco per vari rapporti avuti professionali, che mi risulta di grandissima serietà. Di grandissima serietà. È per niente propensa ad affermare una malattia mentale quando non se la ritrova di fronte agli occhi. E tuttavia questo stesso perito che conclude in questo modo dice: comportamento teso al soddisfacimento immediato dei propri bisogni, bisogni che sono, attenzione, di gratificazione e di autostima da parte di questa persona, o all'allontanamento di situazioni frustranti e quindi sostanzialmente egoistico, infantile e manipolatorio. Questo è il tipo di comportamento che individua in questa persona, persona che questa manipolazione anche nei suoi rapporti con il carcere, con l'autorità costituita, con chi lo vuole in galera, esercita attraverso azioni compulsive, terribili, frantuma tutto, spacca ogni cosa, lo dice anche lui, lo racconta di se stesso anche lui, che va incontro a queste crisi compulsive per cui spacca tutto nella cella, rompe le scatole in tutti i modi, danneggia. Manipola, la cui espressività può raggiungere una certa eclatanza anche in virtù del dispiegarsi, dice questo perito, sto parlando del perito che l'ha periziato per iniziativa del presidente, qua si trova il presidente, si trova di fronte a una persona a un certo tipo, dice, ma questa sarà capace di stare al processo? Domanda, prima di tutto, era capace di intendere e di volere? E quindi al dibattimento venne proposta questa perizia, la cui espressività può raggiungere una certa eclatanza anche in virtù del dispiegarsi delle valenze isteriche, soprattutto in situazioni di sollecitazione emotiva. Le valutazioni precedenti per la Psychiatric Association, che viene pubblicato una volta l'anno, una volta ogni due anni, e che contiene la indicazione e la descrizione di tutti i disturbi psichiatrici, senza più quelle valutazioni, come dire, più accademiche, tipo etichettature di schizofrenia, di paranoia e di altre cose che appartengono da questo punto di vista un po' al passato. Alcuni altri dicono, parlano di disturbo antisociale. Ma soprattutto quello che è interessante è che alcuni di questi periti hanno riscontrato un disturbo narcisistico o istrionico.
disturbo narcisistico o estrionico che va a mettersi in rapporto con quel comportamento di gratificazione e di soddisfacimento immediato infantile dei propri bisogni, bisogni di gratificazione e di autostima, di cui ha riscontrato anche il perito di questo elaborato che avete qui. Comportamento manipolatorio da questo punto di vista qui. Quindi narcisismo, autocompiacimento, autostima, istrionismo, beh, insomma, ci vuol poco. La parola finale qual è? Mitomania, no? E poi qualcuno che parla del grave disturbo borderline. Sul disturbo istrionico questo perito dice qualche cosa di ancora più puntuale, per la necessità di essere comunque protagonista e di richiamare l'attenzione ricorrendo a tutti i mezzi, dalla seduzione alla drammatizzazione, alla teatralità, alla espressione esagerata delle emozioni. Cioè, una persona che pur di uscire dal grigiore, dallo squallore, dall'anonimato del carcere dove si trova, farebbe di tutto istrionicamente, narcisisticamente di tutto. Per poi concludere il perito per un disturbo borderline, un difetto di identità e di instabilità nelle relazioni interpersonali, con punte di idea, manifestazioni di ideazione paranoide. Tutto questo del resto, per dirla in termini un po' vecchi ma in realtà ancora buoni, perché io quando voglio informarmi su questi argomenti sono oramai abituato a compulsare il Bleuler, che è un testo di psichiatria che a me mi soddisfa volte molto più del DSM-3 o del DSM-4. Qui è un soggetto con manifestazioni di tipo paranoide. A questo punto, quando l'abbiamo inquadrato in questo modo, psichiatricamente, il signor Massimo Ricci, ma tutto quello che dice a questo punto non ci fa più nemmeno effetto. Mi segnalava al collega un verbale interrogatorio in cui lui, a un certo punto, raccontando quello che è successo, fa come una specie di registrazione di un incontro, come se fossimo in presenza di una registrazione ambientale. Allora io dissi, aperte virgolette, la parola precisa, sarebbe un incontro fatto da lui con Pacciani dopo la liberazione di Pacciani, alla casa di Pacciani, nel corso della registrazione. C'è la registrazione vera, che è stata disposta negli anni. Io l'ho vista la registrazione. Come no? Se vuole prendere. Però allora la peggio, non voglio dire, allora qui siamo veramente. Non mi faccia dire le cose, non voglio dire pubblico ministero. Se c'è la registrazione vera e la registrazione vera corrisponde a quello che dice lui in questo verbale, c'è accidentaccio la manipolazione della prova. O per Dio. Avvocato, ma se e come no, scusi. E allora no, io le dicevo, guardi gli atti. Io sto le storie, le storie. Guardi gli atti. Quello che ho letto qui è che è un verbale di dichiarazioni rese da questo signore, il quale parla come se fosse, come se si trattasse di una registrazione, come ho detto. Se c'è la registrazione vera, lei la produca e corrisponde, e allora no, buttiamolo davvero a quel paese. No, noi no, non ne possiamo fare assolutamente nessun conto. Ma scherziamo. Tra l'altro, naturalmente, queste cose vengono dette in questa occasione, intendiamoci bene, sono tutte assolutamente indifferenti, Questo che va lì dice, io sono venuto là perché voglio mangiare da te, dice no, senti, va a trattoria, dice Pacciani, si mangia bene e si spende poco, tutto, ecco, eccola, guarda,
ci fosse, se c'è la registrazione, confrontatela e se corrisponde, questo signore deve essere mandato in cantina. Nella pattumiera della vasta cucina poliziesca. Risposto, sono venuto a trovarti, Pacciani, che ci fai qui? Risposi, sono venuto qui a trovarti. Lo sai che abbiamo parlato sul liceo di alcune cose. Ti ricordi al centro clinico alla cella numero 16? Intanto, più che Dio non mi deve arrabbiare, e più che c'è qualche cosa che mi porta fuori dai gangheri. E la mancanza di conoscenza degli altri. In questo caso sì. Ma solo io la ringrazio, la avermi indicato questo atto. Sono una... tutti depositati. Sì, e sono tutti depositati. Altre volte lei mi diceva: sì, non sono qui, nessuno è più quella Miranda, lo sa benissimo. Pubblico ministero. Sono venuto a trovarti, se abbiamo parlato di cioè alcune cose, ti ricordi al centro clinico, c'era uno 16, Pacciani, sì, sì, ora mi ricordo di te. Ma queste cose qui le dice lui. Sì, sì, mi ricordo, Pacciani, ah! Pacciani dice, ah! Pacciani, dopo, ah! Dobbiamo integrare il signor Massimo Ricci con i signori Ibrahimi Ramadan, che poi si chiamano la festa, durante la quale i musulmani digiunano. Vogliamo digiunare anche noi dal punto di vista della giustizia, del sentimento della giustizia e del rispetto che si deve portare ad un'aula come questa. Dobbiamo metterci a digiuno anche noi rispetto a sentimenti di questo genere? Per Isnaka Altin, certo gioca, che parla di queste lettere, che poi... E chi gliela avrebbe detto a Pacciani di mandare queste lettere all'Ibrahim? Attraverso quali canali? E guardino, che queste lettere sarebbero consegnate tutte aperte, come avviene in tutti i carceri di questo mondo. Che i detenuti, quando ricevono la posta, c'è chi gliela apre. Non sono lettere che arrivano di straforo, lettere che arrivano consegnate dalla guardia sarebbero. Ma dove siamo? Possiamo mettere cose di questo genere? Una situazione in cui voi avete la prova, provata, perché lì, in quegli atti depositati al pubblico ministero, che questi tre signori, vale a dire i signori Ibrahim, quell'altro come si chiama? Pare siano zingari. Ma per conto tutto il rispetto di zingari, per carità di Dio, vedo. Ibrahim Ramadan, Giorca Petrit e per Sky Alti e Ricci Massimo stanno sempre insieme. Fanno socialità insieme questi quattro signori. È proprio una di quelle situazioni in cui, come dicevo prima, la gabola carceraria, questo piccolo mostriciattolo che si annida spesso in tantissimi processi facendo perdere del tempo ai magistrati quando non fanno perdere di vista i problemi reali, gli aspetti reali, concreti e seri di un processo, che è molto peggio, perde un po' di tempo, vuol dire poco, ma perdere di vista il senso e il significato della prova, dell'importanza, delle cose serie che si dibattono qui dentro è molto peggio. Ecco, questo mostriciattolo qui lo si vede proprio camminare, muoversi, agitare tentacoli da tutte le parti con una vivacità straordinaria, sembra un filmetto dell'orrore di serie B, da questo punto di vista. Ecco perché io vi chiedo di fare sgombrare il campo da questa cosa. Ripeto, non faremo che perdere del tempo, costringereste questo difensore, il quale ovviamente immediatamente fa subito un'istanza collaterale, perché se si devono sentire Ibrahim e la Periscaia e Giorca, sentiamo anche
Vanella Paolo, Bartolini Roberto, Benigni Alessandro in particolare, Baldocci Luca, Municchi Mario, Mastro Pietro Mario, Dovizioso Maurizio, Ramadan, c'è un altro Ramadan che si chiama Shat, che sono le persone a cui le quali stanno in cella insieme a questo, come ha detto, si chiama, quando me lo ricordo, un certo Oliviero, mi pare, no? Osvaldo di cognome, l'Osvaldo mi è scappato di lì, Massario, insieme all'Osvaldo Massari, che sta in cella con il povero Vanni, e che potrà dire l'Osvaldo Massari se per caso il Vanni aveva delle lettere, ha maneggiato delle lettere, gli sono arrivate delle lettere, erano in cella insieme, e chi meglio di lui e chi meglio dell'altro compagno di cella o compagno di socialità o compagni di socialità, che sono i nomi che ho fatto prima, in particolare Benigni, potrà dire una cosa di questo genere. Ma io spero proprio non ci sarà bisogno, perché questo processo di cose di questo tipo l'ha viste anche troppe, e questa ci può essere risparmiata, e può essere a loro risparmiata, a noi risparmiata, a tutto il mondo risparmiata dall'applicazione del diritto. Perché, come dicevo prima, l'articolo 493 è chiaro: senza Ricci questa prova non esiste, non ha significato, perché lui deus ex machina di tutto, si capisce più che bene. E siccome Ricci non lo potete sentire per un espresso divieto del codice, perché è implicitamente un divieto, perché manca le condizioni, il pubblico ministero lo sapeva, lo conosceva, aveva catturato queste informazioni dette da questa persona, le aveva considerate giustamente, correttamente, roba da pattumiera, dalla peggiore pattumiera di questo mondo, con riferimento alla fonte della prova, squalificata, indecente, non presentabile in un'aula dibattimentale, e quindi fuori dalle scatole questi signori andiamo avanti per conto nostro, facendo le prove, sentendo i periti, esaminando i problemi seri, veri, autentici di questo processo. La Corte si ritira per decidere su questo punto. Siamo tutti. Allora, la Corte d'Assise di Firenze, provvedendo sulla richiesta del PM di ammissione quale testimone, ex articolo 493, terzo comma, codice procedura penale, dell'ispettore Vinci, e all'esito dell'esame del medesimo dei detenuti Ricci Massimo, Ibrahim Rabadam e Perisnaka Altin, relativamente alla modalità di arrivo all'imputato Vanni presso la casa circondariale di Prato, di alcune lettere asseritamente provenienti da Pacciani Pietro. Rilevato che dall'esame degli atti messi a disposizione dal pubblico ministero che documentano le attività di indagine svolte sul punto predetto, si evince che Ricci Massimo riferisce di determinate confidenze che avrebbero ricevuto dal Vanni presso il carcere di Prato. Peraltro, sul punto specifico delle lettere inviate al Vanni, afferma di avere una conoscenza solo indiretta, avendo avuto informazioni da altro detenuto a nome Ibrahim Ramadan. Che dalle informazioni assunte dal predetto Ibrahim Ramadan e dal Perisnaka Altin emerge che il Vanni avrebbe effettivamente ricevuto delle lettere dall'esterno del carcere per il tramite dello stesso Ibrahim, ma pare impossibile accertare in modo attendibile la provenienza della corrispondenza in questione, che infatti l'unica persona che ha letto una delle lettere in questione pare essere tale Gioca Petrit, che tuttavia risulta essere stato scarcerato il 24 novembre 1997 e successivamente espulso, mentre Ibrahim ha dichiarato di essere un analfabeta, e quanto alle dichiarazioni del Perisnaka, queste non sembrano tali da far emergere elementi probanti circa il mittente della corrispondenza di cui si tratta, che in definitiva allo stato attuale delle indagini sottoposte all'esame di questa Corte difetta la rilevanza probatoria della richiesta del pubblico ministero di cui sopra,
che per quanto attiene alle precedenti dichiarazioni del Ricci rese nell'anno 96 non sussistono le condizioni per l'ammissione dell'esame ex articolo 493 terzo comma codice procedura penale, essendo questioni queste pertinenti a fatti pregressi e non essendo il Ricci stato indicato nella lista testimoniale a suo tempo depositata dal pubblico ministero. In quanto all'istanza dell'avvocato Bertini di perdizia su determinati aspetti della personalità dell'imputato Lotti, ovvero di ulteriore esame dei consulenti professor Fornari e Lagazzi, già sentiti, pare opportuno riservare la valutazione all'esito delle prove finora ammesse per questi motivi. Primo, respinge la richiesta del pubblico ministero di cui sopra. Secondo, si riserva sull'istanza dell'avvocato Bertini. Voglio sapere ora per domani mattina cosa c'è. Dei testi che ho indicato io, io. Allora ricordo che erano cessata alle 10 perché l'avvocato Bertini ha sempre l'impedimento o no? Grazie. Allora mi raccomando alle 10 perché se non viene dobbiamo, anzi allertiamolo subito. No, domani abbiamo... se penso di farci 10 al massimo sono qui, non si preoccupi. Ecco, va bene, allora io conto sulla sua parola. Grazie. Allora l'udienza è aggiornata domani mattina alle ore 10. Bene, l'udienza è tolta. Quanti testi abbiamo, scusa? Saranno 4 o 5, bene, perché diversi non possono, alcuni non possono venire, tipo Pascini non può venire, il Marchese. Il Marchese non viene perché non sa nulla e così via. Giuttari, 15, alcuni. Per la sicurezza messa a disposizione il ministero viene restituito al suo presidente. Per ora io foto mattina avanti, volevo fare solo mattina. Andiamo a vedere. Thank you.